intanto complimenti, i principali obiettivi? Io ringrazio per i complimenti. I principali obiettivi, intanto io raccolgo il testimone del mio segretario generale, che ha avuto anche il compito di reggere questa UTL di Palermo per 3 anni. Il lavoro è stato duro per la ricostruzione di tutto il sindacato sul palermitano, ma gli obiettivi, intanto il primo obiettivo principale è quello di fare la prima riunione operativa con tutti i miei segretari di categoria, al fine di poter fare un cronoprogramma su tutte quelle che sono le problematiche che affliggono il mondo del lavoro. Poi Palermo, come tutte le città metropolitane, ha tante problematiche. Cercheremo di instaurare dei ottimi rapporti anche con la politica locale, ovviamente con il sindaco, con tutti gli assessori, per andare anche a vedere quali sono le problematiche che ancora oggi affliggono Palermo, in merito anche a tutte le partecipate che soffrono anche della congiuntura nazionale, quindi ci sono tante persone in procinto anche di essere licenziate, e il nostro compito, siccome precipuo è quello proprio della tutela dei lavoratori e quindi noi siamo alla loro parte, cercheremo di fare da cuscinetto tra quelle che sono le problematiche di queste aree metropolitane e quelle che sono, insomma, le soluzioni che noi potremmo portare in campo al fine, appunto, non dico della risoluzione, ma di salvaguardare quanto è più possibile i posti di lavoro. Sono sicuro che i dirigenti che sono stati eletti con me, la classe dirigente, mi supporterà, e quindi questo cronoprogramma evidentemente poi sarà sviluppato e verrà anche reso noto a tutti quanti, per poi verificare l'esito delle nostre operazioni. Che eredità lascia al suo successore? Un sindacato dinamico, un sindacato ristrutturato, un sindacato che viene fuori da 3 anni di duro lavoro e di sacrifici fatti con i segretari e i quadri dirigenti di tutte le categorie di Palermo, quindi un sindacato pronto per il rilancio e per aggredire il territorio importante quale quello di Palermo e della sua provincia, quindi dell'area metropolitana, per affermare sempre di più le idee e i principi, oltre che i valori, del sindacato di destra, dell'altro sindacato, che guarda al lavoratore, al pensionato, alle fasce deboli, ai giovani e a tutti coloro che possono rivolgersi ad un'organizzazione sindacale come la nostra. Guardiamo con grande interesse e attenzione, certi di una credibilità ed autorevolezza che abbiamo conquistato in questi anni di duro lavoro e sacrificio.